Ciao ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, sono Tia e siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi andiamo a fare un quiz all'interno del quale dovremo indovinare gli anime tramite delle descrizioni fatte male. E sì, avete capito bene, e io ho anche abbastanza paura di queste descrizioni fatte male, soprattutto vedendo la prima. A parte questo però, prima di iniziare vi ricordo di lasciare un mi piace per farmi vedere che ogni tanto dei quiz un pochino più simpatici rispetto a quelli standard vi potrebbero piacere. Cerchiamo di superare i 600-700 come di consueto, confido come sempre in voi ragazzi miei, mi raccomando. Detto questo però non mi dilungherei oltre, abbiamo 17 descrizioni storte che ho paura tanto di vedere, ma iniziamo. Persone giganti nude che mangiano persone. Che anime sarà mai? Ovviamente Attack on Titan, Blue Exorcist, eccetera eccetera. Ovviamente Attack on Titan. Fanno paura queste cose. Un ragazzo trova un buco. Un buco? Cosa? Un ragazzo trova un libro e uccide persone con esso. Backend Test, Death Note, Noragami, Steins Gate. Ora mi sono appena immaginato Yato col Death Note che uccide persone. Perché non lo so, ma comunque, boh, Death Note. Intrappolati all'interno di un game mortale, di un gioco mortale, questa non è neanche troppo storta in realtà, è veritiera. Backend Test, c'è sempre quest'anime. Gamers, no game, no life. Ora, ha messo due isekai e comunque ovviamente è Sword Art Online. Cioè, almeno credo che stia intendendo Sword Art Online, visto che no game, no life non è un gioco mortale. Almeno che Shiro non voglia uccidere qualcuno, ma... non si sa mai. Una ragazza è costretta a lavorare con dei ragazzi attraenti e pretendere di essere un ragazzo. Ora, a School DD non mi sembra, almeno che i sei non ci stia nascondendo qualcosa che sia tipo tutto swappato, nel senso che i sei è la donna e Rias e compagnia bella sono i maschi. Non credo sia School DD, ovviamente è ora nei School Host Club, comunque Free, Vampire Knight. Vabbè, perché sembrano partire come degli hentai? Non va bene questa cosa. Non so come tradurlo. Un essere coi tentacoli gialli, traduciamola così per non farla sembrare totalmente strana, distruggerà la terra se nessuno dei bambini lo ucciderà e lui è il loro maestro. Cosa c'entra Kill la Kill? Però è Ryuko. Code Geass saranno. Assassination Classroom ovviamente. Bunch of boys fall for a yaoi fangirl after her phone breaks and she becomes skinny suddenly. Cazzo è Kiss Him Not Me sarà? Ragazzi non ho più pari idea. Allora non è Oran, non è Snow White with Dread Hair, non è Chobits che io sappia. Sarà Kiss Him Not Me? Non me lo ricordo. Oddio, quella descrizione era ambiguissima. Mostri in piccole palle devono combattere. C'è un ragazzo immortale, un topo giallo. Bene, ma non benissimo. Direi che sia Pokémon, ovviamente Ash è effettivamente immortale. Combattere con delle carte, Yu-Gi-Oh! Digimon, Dragon Ball, Pokémon è ovviamente Yu-Gi-Oh! Questo. Gay figure skaters? È Yuri on Ice? È Yuri on Ice? Credo sia Yuri on Ice. Credo, non so se questo mi ha fatto morire. Credo sia Yuri on Ice. Ninja biondo vuole rispetto. Vuole rispetto di Boruto e Naruto? Oddio, però anche Boruto vuole rispetto in realtà. Naruto vuole essere amato e accettato. Boruto vuole il rispetto. Per quello che ho visto di Boruto, perché Boruto l'ho visto tipo 4 episodi, i primi 4 e poi l'ho droppato. Non lo so ragazzi, metto Naruto, ma non sono indeciso tra Naruto e Boruto. Questo già solo dalle prime due parole, Fairy Tail. Ragazzo con i capelli rosa e un gatto blu vanno in avventura con una ragazza e sconfiggono tutte le loro battaglie con il potere dell'amicizia. Ovviamente è Fairy Tail. Backend Test, c'è sempre Backend Test. Goblin Slayer, tipo ve lo immaginate Goblin Slayer che fa sono tutto un fuoco. No, Fairy Tail. Let It Rip. Allora ragazzi, qua ho un problema, perché Let It Rip significa tipo lasciar strappare, lascialo strappare. Credo intenda Beyblade, perché se avete in mente Beyblade fa così e lancia il Beyblade. Però non sono sicuro, cioè Fullmetal Alchemist non c'entra. Boh, io provo con Beyblade, non lo so, non ho la più pallida idea. Yandere Pink Haired Girl and her senpai are in the same Hunger Games. Questa è ovviamente, senza ombra di dubbio, Future Diary, quindi Mirai Nikki. Donna alcolizzata che vive con i draghi? Miscobayashi? Per forza, cioè nel senso. Letta così mi ha un attimino ambiguizzato, ma ok. Ragazzino, cattura, fantasmi con un orologio. Ovviamente è Yokai Watch. Fermi tutti. Animal Magic Girls Show? Allora, non è Madoka Magica. Non è Sailor Moon? Oddio, le Mew Mew, che cavolo se le ricorda? Glitter Force, ragazzi, questa non me la ricordo. Vado sulle Mew Mew. Boh, mi ricordo. Her School Girls Talking About Stuff. Potrebbe essere Lucky Star? È Lucky Star, immagino. Penso sia Lucky Star. Allora, ragazzi, io qua clicco Lucky Star. Vediamo quante ne ho azzeccate. 100%! Oddio, erano giuste. Non me l'aspettavo. Pensavo di averne sbagliate un bel po', se devo essere onesto. Invece, boom, così, 100% con una lolly con la coda azzurra, le orecchie da Nico. Forse volpe, cose, ok.
Ok. Comunque nulla, 17 su 17 su un test. Alcune erano veramente ambigue, ragazzi. Alcune erano veramente ambigue. Però ripeto, ogni tanto questi test un pochino così più strani penso ci stiano e siano abbastanza carini. Per cui vi ricordo di lasciare un mi piace per supportarmi al massimo e per farmi vedere che in futuro volete altri test di questa tipologia. Noi ci vediamo domani con un nuovo video. Un saluto alla tia. Ciao ragazzi.